che settimana! La WSK torna a Lonato per decidere la Euroseries 2020. Con un po' più di libertà di movimento tra le nazioni, sono 226 piloti da 34 paesi a raggiungere il Nord Italia per il doppio weekend di gara. Due round in un solo fine settimana, con le qualifiche da tenersi il mercoledì, le prefinali di entrambi i round nella giornata di sabato e le finali di round 2 la domenica mattina, quelle di round 3 la domenica pomeriggio, per un totale folle di 88 gare. La domenica mattina, con le prime quattro finali, il campionato comincia a prendere la sua forma definitiva, sancendo i primi verdetti. Ad esempio, il campione del mondo in carica Marin Kremers è autore di una splendida prestazione nel round 2, vincendo la finale della mattina, prendendo la testa della gara subito dopo il via per non mollarla mai, tenendosi dietro il leader della Euroseries Riccardo Longhi e Matteo Viganò. Ma lo stesso Kremers non prenderà poi parte alla finale del pomeriggio a causa del ritiro nella prefinale del round 3. A giocarsi il campionato sono quindi Longhi e Palomba, i due compagni di colori della Birel, con Longhi costretto a difendersi partendo dalla 19esima posizione, mentre Palomba si gioca il podio con Lammers ed Irlando. Longhi chiuderà undicesimo, risultato appena sufficiente a laurearsi campione, grazie soprattutto alla vittoria di Irlando e al secondo posto di Lammers, che relegano Palomba solo terzo. In campionato è tripletta Birel, con Longhi, Palomba e Irlando. Bellissime le gare in OK, dove il weekend si potrebbe riassumere in una lotta tra Kart Republic e Tony Kart. Se nel round 2, valido anche per il titolo di campione italiano OK, Antonelli di HPM by KR regolava Joey Turney, Tony Kart e Juho Valtonen, ottimo finlandese su telaio KR marchiato Pantano, nella finale del round 3 Turney ricordava a tutti come e perché è considerato uno dei migliori talenti inglesi degli ultimi 10 anni. Turney partiva forte mentre Antonelli sbagliava la partenza e si trovava nono, con il titolo della Euroseries che gli scivolava tra le mani. Disperata rimonta di Antonelli, che doveva ricorrere a tutta la sua classe per chiudere solo quarto dietro a Valtanen, ancora a podio, Bedrin con il Tony Kart del Team World e Turney. Il quarto posto permette però ad Antonelli di laurearsi campione in OK, completando una splendida doppietta in 2 anni dopo il titolo OK Junior dello scorso anno. Alfio Spina aveva corso e vinto il primo round della Euroseries a Sarno con i colori della Settilar Racing, Kart Republic, ma a Lonato il siciliano si presenta come pilota ufficiale Tony Kart. La domenica mattina è autore di una gara perfetta, vincendo il round 2 davanti al Pullman Brando Badoer e alla pattuglia degli inglesi Irfan, Lindbland, Dodds e Kible. Vittoria che vale a Spina anche il titolo di campione italiano OK Junior. Spina non riuscirà nell'exploit di vincere 3 gare su 3, dal momento che Arvid Lindblad vincerà il round 3 nel pomeriggio, ma si piazza comunque secondo, vincendo con ampio margine il titolo della WSK Euroseries 2020 e dimostrando un'invidiabile costanza di rendimento anche con telai diversi. Bravissimo! La categoria più emozionante è stata come sempre la 60 mini, dove il titolo si è deciso a meno di 2 curve dal traguardo dell'ultima finale. Kim Nakamura Berta partiva nella finale del round 3 come super favorito, dopo aver vinto il round 1 a Sarno ed il round 2 quella stessa mattina a Lonato. Ma René Lammers, suo più vicino sfidante, partiva determinato a vendere cara la pelle e a combattere fino alla fine. Dopo che Antonio Apicella aveva comandato buona parte della gara, René Lammers passava in testa, mentre alle sue spalle Nakamura doveva vedersela con lo sloveno Kastelic e lo stesso Apicella, che proprio nelle ultime 2 curve lo relegavano al 4º posto, consegnando il titolo di WSK Euroseries Champions a René Lammers per 295 a 278.
un'incredibile settimana di corse nel centro dell'universo del kart, Lonato. Ora una breve pausa per le gare WSK che torneranno in pista con un altro doppio appuntamento ad Adria dal 23 al 29 novembre per quella che sarà la Open Cup 2020. Questo bizzarro 2020 si chiuderà poi solo poco prima di Natale, il 13 dicembre, con la Final Cup sul circuito internazionale Napoli.